Decisamente oggi è brutto tempo, piove, il mare è grosso. E cosa fa il diportista nautico? Visita l'entroterra e se è un vero appassionato di barche e di navigazione, qui a Spezia deve visitare il Museo Navale. Cosa fa lei? Fermo! Cosa pesta? Appena entrato è già... ho pestato una gaffe? C'è già la storia qua? Quando nel 1958 hanno inaugurato il nuovo museo dopo le distruzioni della guerra, lo Stato Maggiore della Marina ha inteso mettere pietra su pietra il rapporto indissolubile e importante dell'uomo con il mare. Alberto Menichetti, appassionato di storia e volontario del museo, mi spiega che qui il percorso storico comincia fin dall'ingresso. Vede, cominciamo con Noè e poi abbiamo Giasone, Ulisse ed Enea. Quindi cominciamo proprio dalla Bibbia e arriviamo sino ad Enea e la fondazione dell'Italia. Dopodiché al museo hanno voluto mettermi di fronte alle mie responsabilità di diportista nautico, agli uomini di tutti i tempi e di tutte le stirpi che immolarono la vita al mare per il bene dell'umanità, uomini a cui dobbiamo essere grati. E sarò grato anche al capitano di vascello Massimo Polacci, direttore del museo, se mi accompagnerà sulle tracce dei primi navigatori. Su questa teca possiamo vedere uno degli esemplari più antichi. Questa è una zattera primitiva, fatta da pescatori brasiliani, con le tecniche più arcaiche. Cioè, secondo lei l'uomo, quando ha cominciato a navigare, ha messo assieme una cosa del genere? Riusciva con questi semplici materiali ad affrontare l'elemento acqueo. Poi arrivano gli egizi. XV secolo avanti Cristo. È una cosa straordinaria. Per vedere il livello di tecnologia che avevano già raggiunto. Si vede anche da questa nave funeraria. Sempre egiziana. Erano di legno, non avevano chiodi inizialmente, perché l'uso del metallo è arrivato successivamente. E dopo cosa ci può essere? E dopo ci sono le navi di altre zone geografiche, come le cinesi, sì. Oppure possiamo ritornare in un ambito geografico più vicino a noi, come la nave vichinga. I vichinghi fondamentali, perché lo so che è brutto dirlo a un ufficiale di marina, ma c'è chi dice che i vichinghi sono arrivati in America prima di Colombo. Quindi a navigare erano bravi. A navigare sicuramente erano bravi. Su questo possiamo essere d'accordo. E come era fatta una nave vichinga? Questa è una riproduzione di una nave vichinga del IX secolo. La propulsione era principalmente una propulsione a remi e avevano una vela ausiliaria che le facilitava nelle andature portanti. È abbastanza piatta, sì. Giusto? Ah, una vela solo per le andature portanti. Sì. Ma dove potevano andare con una barca così? Cioè, era bassa di scafo, se arrivava il mare rischiava di riempirsi d'acqua. Mi sembra strano che siano riusciti a navigare così tanto e così bene. Ma sicuramente la loro resistenza fisica non era assolutamente da paragonare a quella dei velisti attuali. Sì, quelli per caso poi peggio, però ho capito. Ma quindi andavano a remi fondamentalmente? Andavano principalmente a remi. E quindi non andavano contro gli elementi, ma secondavano sempre gli elementi. Quindi possiamo dedurre che non erano dei grandi ingegneri navali, però conoscevano la natura ed erano saggi. Conoscevano la natura e erano saggi, cosa che non guasterebbe anche ai tempi nostri. Touché, va bene, ho capito. Comandante, questo è il Contiki. Questo è il famosissimo Contiki. Thor Heyerdahl, con questo lui ha attraversato il Pacifico, dico bene. Ha attraversato il Pacifico. Con questa barca si voleva dimostrare che con le tecnologie del tempo si poteva fare una lunghissima traversata. Sfruttavano principalmente gli elementi, cioè assecondavano di nuovo gli elementi per cercare di effettuare una navigazione. Comandante, scusi, qui hanno spostato il cartellino perché non ci credo. Questa non può essere la riproduzione di una nave greco-etrusca del V secolo avanti Cristo. Nel senso che ha una chiglia ben determinata, cioè profonda, no? Poi è panciuta, il fasciame è perfetto. È una struttura già di una barca, tra virgolette, moderna. Comunque è incredibile, si scopre che gli etruschi erano veramente un popolo di navigatori.
avete fatto anche i modellini delle ancore. Si passa da ancore veramente primitive come questa, che era, non è altro che una pietra a cui è stata legata con una certa perizia una cima. Esatto, quindi ancora primitiva, cioè ancora meno di così non si può, guarda. Che non ha ancora nessuna forma. Molto meglio questa ancora etrusca. Qui torniamo al concetto che gli etruschi, insomma, erano tecnologicamente più sviluppati. Sì. Si poteva bloccare, no? Poteva sul bloccare, fondo, poteva offrire una certa presa. È già un passo avanti. È incredibile, questa è geniale, perché questa è un'ancora fenicia. Questi riporti in legno, sì, potevano servire per offrire una maggior presa sul fondale. Ebbè, qui l'astuzia tecnologica dei fenici si vede. Interessantissimo! E ho visto finora in pratica una sala soltanto del museo. Il museo continua e, continuando nella nostra visita, possiamo trovare la completa evoluzione della nave. Ma non solo, poi possiamo passare dalla nave a vela, alla nave a propulsione meccanica, fino ad arrivare alle navi più moderne della nostra Marina Militare. E qui al museo si possono fare anche piccole e grandi scoperte personali. Guarda che cos'è questo! Finalmente lo vedo, finalmente lo capisco! Questo è il solcometro, l'ho visto anche in Master and Commander, cioè questo qui viene buttato in acqua. E a un certo punto rimane indietro, no? E si srotola questa cima. In base al numero di nodi che si srotolano, si deduce la velocità. 3 nodi, 8 nodi, 7 nodi. Finalmente ho capito come funzionava. Il solcometro.